Risultati dei tamponi che arrivano anche dopo 10 giorni, una linea telefonica saltata e senza supporto di computer. In tilt, Lusca di Pagani che arranca tra centinaia di tamponi, lunghe code e le difficoltà che si stanno sommando in queste settimane. Continue criticità in un ingranaggio già molto complesso, a dura prova la risposta territoriale e personale fortemente sotto pressione. La lunga attesa per avere i risultati blocca i cittadini che non riescono neppure a tornare al lavoro. Oltre 10 giorni di attesa per avere l'esito del test, un tempo decisamente troppo lungo che ha fatto saltare tutti i protocolli di isolamento e di quarantene. Intanto, dal distretto 60, diversi cittadini che attendono la convocazione per il secondo tampone, quello di controllo per la negativizzazione, stanno ricevendo una comunicazione ufficiale tramite mail che li invita a procedere privatamente per ridurre i tempi. A causa della carenza del materiale necessario all'effettuazione della sorveglianza anti-SARS-CoV, quindi provette ed aste da prelievo, si legge nella mail, allo stato attuale non è possibile garantire il testing nelle tempistiche richieste. I tamponi molecolari, antigenici, salivari possono essere eseguiti anche privatamente, rispettando ovviamente la data delle quarantene e la sorveglianza attiva. Siamo veramente inondati di lavoro in questo periodo. Io mi occupo di tutta la parte tecnica, della gestione del contact tracing e anche la parte riguardante i Green Pass, certificati di guarigione, un po' la parte burocratica. Molta pazienza, molta preparazione e anche un po' di spirito di iniziativa. Molte cose le abbiamo dovute imparare sperimentando, però riusciamo a risolvere la maggior parte dei problemi, fortunatamente. Con la terza dose, purtroppo anch'io sono stata contagiata. Io conto tanto sul senso civico dei cittadini, perché abbiamo bisogno anche della loro collaborazione per uscirne.